Maria accoglie il non accolto di Don Pietro Piraino. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Tutto pieno, non c'è posto. Siamo al collasso, non possiamo accoglierne altri. Non c'è posto per i nostri, perché accogliere estranei? È sempre così il nostro piccolo mondo, diviso in due fronti, gli estranei e i nostri, gli stranieri e i vicini, gli amici e i nemici. Se dovessimo considerare il numero di porte sbattute in faccia a chi bussa, non ci resterebbe altro che la rassegnazione. Anche noi, troppo spesso, siamo maestri di gentilissima indifferenza, maschera nobile di un pregiudizio, di indisponibilità, di un rifiuto. Eppure, in questo stanco e frenetico mondo, pieno di alberghi stracolmi, il Verbo continua a farsi carne, a venire a ridare speranza. Lui, l'atteso veniente, ci consola e ci chiama, con la voce della Vergine Madre, a demolire con lei le mura di confine che sbarrano le frontiere del nostro cuore e i cancelli del pregiudizio che ci rendono sterili. E la fragile nostra miseria risplende di luce e rinasce la vita. Preghiamo insieme dicendo: Maria, Madre di Dio, prega per noi. Maria, Madre di Dio, prega per noi. Madre viandante rifiutata, aiutaci a vincere la tentazione di bastare a noi stessi, di chiuderci agli altri senza neppure conoscerli. Chiedi per noi al tuo Figlio un cuore disarmato e accogliente. Preghiamo. Maria, Madre di Dio, prega per noi. Vergine terra di frontiera, aiutaci a uscire dalle sicurezze del nostro recinto per aprirci all'incontro con l'umanità bisognosa di testimoni dell'amore del tuo Figlio. Preghiamo. Maria, Madre di Dio, prega per noi. Donna accogliente, sostienici nel cammino, sulla strada della ricerca e del deserto, per trovare il coraggio di accogliere la parola del tuo Figlio e i fratelli che ci farà incontrare. Preghiamo.